Perché non arrampichi? Da oggi iniziamo la nuova serie, i 10 motivi per cui le persone pensano di non poter arrampicare. Il primo blocco è la paura dell'altezza. Mia esperienza personale, quando io vidi da piccolo delle persone che arrampicavano, stavo vicino alle grotte di Frassassi in visita con i miei genitori, mi preoccupai, cioè quando vidi queste persone che arrampicavano, incominciai a sudare sulle mani, freddo. E dentro di me pensavo, ma chi glielo fa fare? A fare quella cosa lì? Ma perché questo? Perché la prima situazione mentale, il primo ambiente mentale che noi generiamo è la preoccupazione. Cosa vuol dire? Che noi ci stiamo immaginando a metterci in quella condizione, quindi a metterci in arrampicata, 100 metri d'altezza, magari con cose strane addosso che non sappiamo neanche cosa sono, non sanno il funzionamento, non abbiamo la minima cognizione di come muoverci, di come stare fermo, non abbiamo niente, ci ritroviamo 100 metri d'altezza, il vuoto sotto. E giustamente uno dice, ma sei matto? Perché dovrei andare a fare una cosa del genere? Giustamente, ma perché non è così l'arrampicata? L'arrampicata nasce da un desiderio di stabilità e andando verso l'equilibrio dinamico. Quindi trasformare, diciamo, la percezione della stabilità emotiva e sensoriale attraverso un continuo e costante adattamento. In più, potresti pensare che avere paura è una cosa negativa e che sarebbe assurdo andare a arrampicare avendo paura. Chi è veramente esperto sa che la paura è fondamentale perché veicola l'energia verso l'attenzione, verso le procedure, il mantenere i processi sicuri, quindi mantenere l'ambiente sicuro, perché non si mantiene da solo l'ambiente. Quello che si impara con l'arrampicata è proprio edificare e fare in modo che le cose possano accadere, ma con un profondo studio, uno studio sul movimento, uno studio sugli attrezzi, sulle procedure, sull'utilizzo, sull'empatia. Il nemico della sicurezza è proprio l'assenza di paura, determinata dall'overconfidence, detto in termine inglese. E invece io avevo paura di affacciarmi dalle finestre dei balconi, dal primo piano al secondo piano, avevo paura di salire sugli alberi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà la paura, la maggior parte delle volte, è quella cosa che ti spinge a farti delle domande. Che cos'è che ti manca? Qual è quell'informazione mancante? Perché ti senti a disagio? Ed è quello che è successo a me, ho sempre avuto paura del vuoto. D'altro canto, però, ho sempre stato affascinato dal cercare di colmare quel vuoto. Quindi non possiamo farci un film e arrivare in cima a una parete così d'amblè e svegliarci a 1000 metri, 100 metri d'altezza, con il vuoto tutto intorno e dire ok, io sto arrampicando. Non è possibile. Perché comunque per arrampicare si parte sempre da terra. Ricordatelo. Ed è questo l'ambiente sicuro. L'ambiente sicuro è quello che parti da quello che tu sei in questo momento ed è quello che ti potrà permettere di crescere sempre. Se no, tutto il resto è violenza, è stravolgere la propria essenza, non è espansione, che è quello che dovrebbe produrre una sana disciplina, soprattutto di uno sport che si pensi dia equilibrio. In realtà l'arrampicata è solo uno strumento e non è uguale per tutti e non è uguale in tutte le strutture, non è uguale le didattiche e tutte le cose, dipende con chi ti trovi a fare, dipende con chi ti relazioni. Soluzione? Se guardate intorno, questa è la prima soluzione. Partiamo da terra e partiamo dal conoscere e gestire la sensazione e la percezione del nostro corpo. Quindi si inizia la sotterra con i materassi, si inizia a fare semplici esercizi, un esercizio, un passo. E da lì poi verrà il resto. In questa maniera noi edifichiamo la confidenza e ridefiniamo l'agio, perché l'agio è confidenza,
più sicurezza. La sicurezza è quello che noi ci possiamo permettere in base a quello che noi sappiamo e conosciamo di quello che stiamo facendo. E non credete ai faciloni, ed è lì, di quello che dovete avere paura. L'arrampicata non è uno sport facile, e diffidate di chi vi dice che è facile ed è tranquillo. Non è vero. L'arrampicata è uno sport pericoloso, molto pericoloso. Basta una minima disattenzione e la persona può anche rimetterci le pene. Però, d'altro canto, impostato con la testa, impostato seriamente, quindi impostando ogni singolo step della didattica, della propria evoluzione, della cura di ogni dettaglio, in questa maniera diventa molto di più di uno sport, molto di più di una disciplina, diventa la cura del sé. E quindi passerà per definizione la paura, perché il nostro compito è interpretare. Non si parla più di violenza, non si tratta più di sorpassare o di vincere, ma si tratta di comprendere, di entrare in relazione con noi e con il nostro contesto. E quindi rimanete sintonizzati, il prossimo sarà, indovinate su che cosa? Sulla forza, che è l'altro secondo problema dell'arrampicata, perché uno è la paura, l'altro è devo avere la forza per arrampicare. Iscrivetevi al canale YouTube Marco Nescatelli e ricordatevi di cliccare sulla campanellina. Alla prossima.